raramente mi vedete iniziare a salto a fine gara seduto qui dietro questa scrivania. Era giusto per ripetere una cosa che già voi avete riportato nei giorni scorsi e esiste un nostro allarme che avevamo lanciato alle istituzioni, alla città e ai tifosi riguardo la questione stadio. Ci siamo esposti anche con un comunicato, un manifesto pubblico, al momento risposte non ne abbiamo avute. E questa cosa va detta anche con un po' di tempo avanti, perché giugno arriverà e ad oggi non si è mossa nessuna foglia, nessuna pietra, nessun passo è stato fatto dalle istituzioni o chi le rappresenta affinché ci sia un incontro oppure si cerchi di capire cosa fare per risolvere la questione Mantelbosa, che ad oggi, secondo i dati in nostro possesso, è un campo che difficilmente, quasi impossibile, l'anno prossimo riuscirà ad avere l'omologazione per consentirci di giocare allo stadio nuovamente le partite casalinghe. Questo cosa comporterebbe? Comporterebbe che poi tutto va a farsi benedire, perché non avere la propria casa, non avere lo stadio, non ti permette di poter fare una campagna di abbonamenti, di poter programmare un'area marketing, di conseguenza poi a catena può succedere tutto. Questa non è una minaccia, è una considerazione. Era questo che è quello che vi volevo dire. Le domande? Domande? Più o meno ho fatto una stima della tempistica, nel senso di... Ma la tempistica purtroppo la... quando la burocrazia che può giocare dei brutti scherzi, però mi hanno insegnato, mi hanno detto che volere è potere, nel senso che si possono trovare gli escamotaggi, le strade lecite ovviamente per poter accelerare i tempi e poi mettere in moto che questo Mantelbosa possa essere messo nelle condizioni di poter ospitare la gara di calcio professionistico. Detto ecco, realisticamente, quante possibilità ci sono che le due stabbie resti al mente per il prossimo anno? Oppure così ad oggi vedere? Zero, però confidiamo nella, ancora una volta, confidiamo nel buon senso di chi deve decidere. E una volta si diceva che era una questione politica, la secondo me è sotto commissariamento, commissario prefettizio da qualche mese, no? Non ricordo la data precisa dell'insediamento del commissario prefettizio. Quindi alla fine, oltre che la politica, devono muoversi anche chi rappresenta Castellammare nell'interno degli uffici comunali. Noi facciamo un ulteriore appello al commissario prefettizio, magari ho sentito che magari in questo periodo dove c'è campagna elettorale tanti cercheranno di portare l'acqua al nostro mulino. Noi ci auguriamo che non siano le solite chiacchiere elettorali, ma che realmente venga fatta qualcosa di concreto. Anche perché di chiacchiere penso che non abbiamo assolutamente... Le chiacchiere si mangiano a carnevale, quindi noi in questo momento abbiamo bisogno di altro. Ma ci sarà la data di scadenza? Il 15 giugno, cioè, no, dobbiamo sapere... Ci sono la tempistica ce l'ha le licenze nazionali, che sono quelle che ti devono consentire di poter essere iscritto al campionato. Quindi nella metà di giugno, dal 16 giugno in poi ci sono tanti adempimenti da compiere. Però se non si muove nulla, non si potrebbe chiedere neanche la deroga per dire stanno facendo i lavori, quindi questo è il punto. Una domanda così, ma per caso per sempre si è proposta lei di magari di... Ripeto quello che è stato detto qualche tempo fa, noi abbiamo chiesto un incontro, più di un incontro al commissario prefettizio, dovevamo risolvere anche la questione della gestione del Menti, l'affidamento per poterci allenare qui, l'ultimo incontro è datato 27 dicembre, c'era l'impegno che entro il 17 gennaio ci avrebbero fatto sapere se c'era qualcosa da comunicarci oppure se c'era la possibilità di trovare un accordo oppure una risposta alla nostra proposta. E al momento no. Da quella data non si sono più fatti sentire, avranno avuto altri problemi sicuramente, che cioè, lo stadio Menti sicuramente non è l'unica problematica di Castellammare, però effettivamente con un po' di presunzione si può dire che la Juve Stabia, al di là dei risultati calcistici che possono essere positivi e negativi, ma questo fa parte del gioco, diciamo è una realtà che funziona nel bene di Castellammare per dare lustro e visibilità positiva a Castellammare, quindi
con un po' di presunzione pensiamo che anche lo stadio possa essere un problema da tenere in considerazione. Ecco, in maniera approssimativa, se non ricordo male, un paio d'anni fa fu indicato il Partenio come impianto di riserva, se non ricordo male. Al momento... è una domanda brutta a cui rispondo, ma non per la difficoltà della domanda, perché significherebbe che tutti i buoni propositi andrebbero a farsi benedire, perché, l'ho detto prima, fare una stagione calcistica con non avendo lo stadio a disposizione, dovendo fare praticamente tutte trasferte, fa cadere un po' l'entusiasmo, fa scemare l'entusiasmo, e anche un tifoso come può essere il presidente Vannirlo può avere delle difficoltà a dover programmare. Io tengo una curiosità, ma non c'è rischio che sul comune qualcuno abbia sottovalutato un po' questo problema? Perché è una zavorra, non è indifferente, come sta dicendo lei, di giocare le quattro partite di trasferta praticamente. Come disse l'altro volta, uno pensa sempre alla buona fede e non alla mala fede. Non si sa neanche qual è peggio, se c'è peggio la buona fede o la mala fede, mi esprimo meglio. Se ci fosse mala fede sarebbe grave, però almeno sai che c'è un nemico da combattere. Se c'è buona fede significa che c'è incompetenza, perché arrivare ad aprile del 2016 con un Mantebuso costruito nel 2009, penso che anche i muri sapevano che questo campo andava sostituito, o almeno bisognava programmare affinché questo potesse avvenire. È vero che ci sono state delle crisi politiche che hanno il dissesto e tutto il resto, però si poteva fare qualcosa in più secondo me. Se non si risolve il problema, visto le tante difficoltà che poi nasceranno, c'è anche il rischio che non si iscriva la squadra? Questo è un pensiero che io sono tifoso della USA, quindi non voglio neanche, il presidente è più tifoso di me forse, non voglio neanche metterlo nella testa, però sicuramente è una difficoltà non di poco conto. Perfetto, c'è altro? Grazie.